Buongiorno, benvenuti al telegiornale dell'Umbria. Apriamo dalla pagina Covid con gli attualmente positivi al virus che continuano a scendere, ricoveri stabili. Vediamo la schermata riassuntiva con i dati di oggi, 15 aprile. Sono 1097 nuovi casi di positività al coronavirus, su 1339 tamponi molecolari, 5304 test antigenici, sono 1327 guariti. Gli attualmente positivi continuano a scendere, dicevamo, ora sono 13438, ovvero meno 230 rispetto alla giornata di giovedì. 271, quindi meno 2 rispetto a ieri, i complessivi ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva, quindi 271 persone ospedalizzate complessivamente. Il dato dei ricoveri in terapia intensiva rimane invariato, quindi 5, mentre non c'è nessun decesso tra i pazienti affetti da coronavirus nelle ultime 24 ore. Rimaniamo sull'argomento perché in Umbria la variante Omicron 2 per il momento ha riguardato più del 90% dei tamponi risultati positivi e non si registrano altre sottovarianti del virus. E quanto ha ricordato la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera Perugina, non abbiamo Omicron 3 e non abbiamo altre sottovarianti, ha ribadito, in base ai dati aggiornati al 15 aprile. Ed è stato raggiunto dalla misura di allontanamento un 29enne di Città di Castello, accusato di maltrattamenti e di minacce nei confronti della madre, presa per il collo addirittura in un episodio particolare, dopo aver chiesto alla stessa madre di controllare i figli perché doveva andare a ballare con la moglie. Il caso di un 29enne con precedenti per reati contro il patrimonio, giudicato pericoloso dal punto di vista sociale e quindi sottoposto a questa misura di allontanamento a seguito della denuncia su segnalazione proprio della mamma. Adesso andiamo ancora a parlare di Covid con quella che è la seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid. La somministrazione è partita nella giornata di ieri, una somministrazione di seconda dose di vaccino anti-Covid di richiamo che ha riguardato 73.000, che riguarda 73.000 cittadini umbri aventi diritto, come ricorda in una nota il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in Umbria, Massimo D'Angelo. La seconda dose di richiamo di vaccino anti-Covid viene effettuata con Pfizer o Moderna, ammesso però che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, e riguarda le persone di età maggiore uguale a 80 anni, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti di età maggiore uguale a 60 anni. Sono esclusi dalla somministrazione della seconda dose di richiamo i soggetti che hanno contratto l'infezione da coronavirus successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo. La seconda dose di richiamo viene somministrata presso i punti vaccinali territoriali con accesso libero senza prenotazione. E adesso parliamo di lavoro, ci trasferiamo a Città di Castello. Il Ministero delle Politiche Agricole ha raggiunto un importante accordo con Philip Morris per la promozione della filiera tabacchicola italiana, a soddisfazione espressa dall'assessore regionale Morroni. Accordo raggiunto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris per la promozione della filiera tabacchicola italiana. Un'intesa importante, afferma l'assessore regionale Roberto Morroni, che dà prospettive alla filiera nazionale con un impegno economico significativo da parte della multinazionale per i prossimi anni. Questa intesa, aggiunge, soddisfa l'impegno portato avanti in questi mesi e che ha visto la Regione Umbria protagonista, insieme ad altre regioni italiane a vocazione tabacchicola, di una costante interlocuzione con il Governo ed il Ministero per porre al centro dell'attenzione l'urgenza di garantire sostenibilità economica e prospettive di sviluppo al settore del tabacco. È la migliore risposta alle aspettative dei nostri produttori, rimarca Morroni, ottenuta grazie all'impegno di Coldiretti e dell'Organizzazione Nazionale Tabacco Italia, che aggiunge un tassello importante alle iniziative per il futuro della filiera, realizzando entrambi gli obiettivi primari, quello della sostenibilità e quello della continuità e certezza di investimenti attraverso accordi pluriennali. Un'intesa che va nella giusta direzione, conclude l'assessore. L'auspicio è che l'esempio di Philip Morris possa essere seguito anche da altre realtà impegnate in questi giorni sul fronte del mantenimento e del rilancio della filiera tabacchicola italiana. Ammontano a 5.300.000 euro le risorse della provincia di Terni destinate al miglioramento degli edifici scolastici
che ospitano le scuole superiori. Fra gli istituti interessati dagli interventi ci sono anche il Liceo Donatelli, l'ex Istituto d'Arte e l'Ipsi a Terni. A questi fondi vanno sommati altri 15 milioni di euro che riguardano il triennio 2022-2024, 8 milioni e 300 mila euro dei quali già finanziati con i fondi del PNRR per 13 interventi. Tra i principali vengono segnalati quelli per il miglioramento sismico del Liceo Classico Tacito del capoluogo Ternano, 2 milioni e 250 mila euro, e quelli del Liceo Statale Linguistico, sempre di Terni, e di Scienze Umane Angeloni. È un segno importante, un impegno di rilievo che portiamo avanti, ha detto la Presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, insieme ai dirigenti scolastici con i quali il dialogo è costante e costruttivo. Adesso facciamo il punto su Coldiretti, gli appuntamenti di Mercato Contadino, Campagna Amica per questo periodo pasquale. Appuntamenti che inizieranno sabato 16 aprile dalle 10 alle 13.30, quando si potrà gustare la torta di Pasqua di formaggio e la ceramicola, le specialità perugine prodotte a chilometro zero dalle aziende locali. Appuntamento con il Mercato Contadino Campagna Amica di Coldiretti anche a Todi, sempre sabato dalle 10 alle 13.30 e quindi anche a Terni, con le dichiarazioni di Mario Rossi, direttore di Coldiretti Umbria, che ricorda che il cibo attraverso questi mercati diventa vettore di prossimità, avvicinando la campagna alla città, ma anche gli agricoltori ai consumatori e la terra alla tavola. E adesso le infiorate di Spello, che trovano spazio anche in un'iniziativa importante degli infioratori di Spello a Sanremo. Sentiamo. Un gemellaggio unico al mondo nel segno della bellezza e dell'arte dei fiori. È quello che si è creato tra la città di Spello e quella di Sanremo, che ha invitato l'associazione Le Infiorate di Spello alla manifestazione Pasqua in Fiore. Dalle 6 di questa mattina 50 infioratori umbri stanno lavorando per preparare uno speciale quadro floreale nato da un'idea di Gianni Donati, Monia Caneschi ed Elisa Benedetti con la collaborazione di Barbara Bassotto. Nel disegno centrale è la scenografia del 2020 che celebrava i 70 anni del Festival della Canzone Italiana. Poi una melodia che idealmente partendo da Sanremo attraversa tutta la scena fino ad arrivare a Spello. Titolo del quadro floreale Sinfonia di Fiori. A chiudere sulla destra la colomba della pace che con il suo volo rappresenta un grido di fratellanza e unione necessario in questo periodo caratterizzato dai conflitti e guerre che mai avremmo pensato di dover rivedere. Fin dalle prime ore del mattino Piazza Borea a Dolmo è stata presa d'assedio dagli abitanti di Sanremo che insieme alle istituzioni hanno accolto calorosamente gli infioratori umbri. A caratterizzare 70 metri quadri di infiorata sono i ranuncoli, fiore tipico della produzione sanremese, in gradazione di rosa, che al loro arrivo ha lasciato senza fiato gli infioratori presenti. Dopo 2 anni di interruzione per Spello, ha commentato il sindaco Moreno Landrini, è un grandissimo onore ripartire con questa speciale infiorata musicale a Sanremo, la città dei fiori per eccellenza. La realizzazione del quadro floreale nell'ambito dell'iniziativa in programma per le festività pasquali è il risultato di una serie di relazioni iniziate da tempo tra le due città che trovano l'elemento di unione nella tradizione floreale. Questa importante occasione di promozione che anticipa la prossima edizione delle infiorate del Corpus Domini in programma a giugno rappresenta un gemellaggio floreale unico al mondo, ha aggiunto il presidente Giuliano Torti dell'Associazione delle Infiorate di Spello. Spello, città d'arte e fiori, e Sanremo, città della musica e della floricoltura, un connubio perfetto che si realizza nel quadro Sinfonia dei Fiori. E adesso parliamo dell'ultimo singolo del maestro umbro Maurizio Mastrini, Hugs, esorta alla pace e al ritorno ad abbracciarsi, esce il 17 aprile, nuovo singolo del pianista. Sentiamo. Un
una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti più forte. Questo quanto sostiene Charles Bukowski e quanto il maestro Maurizio Mastrini ha messo dentro il suo nuovo singolo Hugs, che uscirà il giorno di Pasqua. Una data che non è stata scelta a caso, perché Hugs inneggia proprio alla pace e alla fratellanza, valori che a Pasqua vengono celebrati in modo particolare. Tutto l'album è stato scritto per pianoforte e orchestra d'archi ed evoca l'importanza degli abbracci, dandogli un duplice significato. L'abbraccio può essere fisico ma anche musicale, pensando ad alcuni strumenti come il violino, il violoncello e il contrabbasso, che per suonare vengono proprio abbracciati. Hugs è una melodia dolce, un inno che esprime senso di fratellanza e il desiderio di un ritorno al calore umano e alla vicinanza. Questo brano sarà inserito nel nuovo progetto discografico del maestro Mastrini, realizzato in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata. Per il maestro Mastrini si tratta del secondo lavoro pianoforte-orchestra, una sorta di best-of, arricchita da una splendida orchestra coadiuvata artisticamente dal maestro Giovanna D'Amato, quasi un premio ed un riconoscimento per la carriera del maestro. Tra poco la seconda parte del nostro telegiornale con lo sport, volley e calcio in primo piano, arriviamo subito. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri, con assistenza illimitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, centro commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto. Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza. Con professionalità e creatività, lo staff Franca Provò ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il centro commerciale Emisfero. Pizzeria Ristorante Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Maghera. Vi aspettiamo a Perugia, in via Pietro Soriano.
Apriamo dal volley, dalle 4 giornate di squalifica al giocatore di Modena Leal dopo i fatti post partita nella gara 1 di semifinali scudetto playoff Sir Perugia Modena. La vigilia dunque di gara 2 arriva la decisione del giudice sportivo, tutti i particolari nel servizio di Elian Ballarani, poi andiamo a sentire anche quella che è la precisazione più tardi del giocatore della Sir Perugia Travizza proprio sui fatti che hanno caratterizzato la coda velenosa del primo match di semifinale Sir Perugia Modena. Linea dura del giudice sportivo nazionale dopo gli episodi avvenuti al momento dei saluti sotto rete al termine della partita Sir Perugia-Modena, gara 1 delle semifinali scudetto. Squalifica per 4 giornate per lo schiacciatore Ioan Di Leal, colpevole di un'aggressione verso Dragan Travizza al termine della partita. Nel provvedimento si legge testualmente: squalifica per 4 giornate per aver a fine gara colpito un atleta avversario con un calcio e averne successivamente spintonato un altro. Non ci sono dubbi, come sottolinea Alessandro Trebbi sulle pagine del Resto del Carlino di Modena, sul fatto che la presidente Katia Pedrini e la sua società presenteranno ricorso, ma non sarà percorribile la procedura d'urgenza. Questo significa che in gara 2 sicuramente Leal non ci sarà ed è verosimile che non partecipi nemmeno a gara 3. In base al dossier che sarà presentato dalla difesa del giocatore in appello, la pena potrebbe essere ridotta, soprattutto se sarà dimostrato che l'aggressione è stata tentata e il giocatore sarebbe stato provocato verbalmente nel corso della partita. Ma il comportamento dello schiacciatore cubano non è giustificabile e rischia seriamente di compromettere il percorso verso la finale scudetto di Modena. Per quanto riguarda la SIR, è stata comminata una multa di 380 euro per aver i propri sostenitori a fine gara rivolto offese all'indirizzo di un atleta del sodalizio ospite, nonché per aver lanciato verso il tunnel di uscita dal campo alcuni oggetti non contundenti. Visto che tu sei un giocatore di grande esperienza, volevo chiederti un tuo commento oggettivo su quanto è successo, perché comunque non è un bel esempio per lo sport italiano. No, nella pallavolo non si vede tante volte questa cosa, questo quasi che si viene a contatto. Ho cercato di dividere un attimo gli animi e Leal mi è venuto addosso. L'arbitro ha detto che ha visto, io più che dire la mia versione non posso fare, lui mi è proprio venuto addosso mentre io cercavo di dividere i ragazzi, perché comunque non stava esagerando un po' questa situazione di nervosismo, perciò va bene, vedremo come andrà a finire. Ecco, avete sentito Mengozzi che avrebbe ricevuto questo calcio rifilato da Leal dopo le scintille proprio tra Leal e Travizza. Travizza ha precisato, il giocatore della SIR, nelle ultime ore con una nota ufficiale della società, che non c'è stato nessun tipo di insulto razzista come potrebbe sembrare. Tra me e Leon, ha precisato il giocatore dei Black Devils, durante la partita ci sono state le solite scaramucce dal campo, ci siamo beccati. Quindi qualche insulto sì, ma non di stampo razzista, non è uscito niente di più e niente di diverso dalla mia bocca. A fine partita è venuto verso di me, pensavo volesse chiarire, invece c'è stato l'episodio del calcio che hanno visto tutti, in seguito è venuta fuori questa storia inventata dell'insulto razzista, ha continuato a dire Travizza. Da quel momento mi stanno scrivendo ogni minuto che sono razzista, roba assurda. Insomma, questa è la replica del giocatore della Sir Perugia che ha voluto fare chiarezza. Vicenza-Perugia, prossimo appuntamento della Serie B, lunedì alle 15, il Grifo si gioca una grossa fetta di chance playoff. Non ci sarà Sgarbi, neanche D'Urso, in dubbio Angella, rientrato a disposizione Curado, qualche dubbio ancora per Santoro, insomma una formazione condizionata da diversi problemi per il tecnico Alvini, che a Vicenza sarà ricevuto dai padroni di casa guidati dal nuovo tecnico Baldini dopo l'esonero di Brocchi. Andiamo a fare il punto proprio sulla partita del Perugia, poi parliamo ancora di calcio di Serie B con la Ternana. Nella marcia di avvicinamento alla gara di Vicenza non arrivano buone notizie per Massimiliano Alvini, che altrimenti dovrà sicuramente fare a meno di Angella, Sgarbi e D'Urso. Per il primo si tratta di un problema muscolare che impone massima attenzione. Gli esami tecnico-strumentali a cui si è invece sottoposto Sgarbi hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale che richiede uno stop di circa 20 giorni. Per D'Urso infine problema al costato che gli aveva fatto saltare anche la partita contro il Pisa. In dubbio rimane Santoro,
lavoro con le sue condizioni, che saranno monitorate in questi giorni che precedono la sfida di Pasquetta. C'è stata apprensione in settimana anche per Curado, ma il difensore argentino ha recuperato e andrà a formare insieme a Dell'Orco e uno tra Zanandrea e Rosi il pacchetto difensivo davanti a Cici Zola. Soliti ballottaggi sugli esterni tra Falzerano e Ferrarini da una parte e tra Lisi e Beghetto dall'altra. In mediana possibile conferma per la coppia Burrai-Segre, con Kuan ad agire sulla tre quarti insieme a Matos. Davanti De Luca è insidiato da Olivieri. Intanto domattina al Curi andrà in scena l'ultimo atto dell'Academy Cup alla presenza del presidente della Lega di B, Mauro Balata. La giornata inizierà alle 9 con la sfilata di tutte e 54 le squadre partecipanti. A seguire il saluto della squadra del Perugia, accompagnata dal tecnico Alvini, dal direttore generale Comotto e dal direttore sportivo Giannitti. Ancora Serie B, Ternana, qualche dubbio per Lucarelli in vista della sfida contro il Frosinone. Agazzi, Capone, Defendi, Partipilo e Sorensen lavorano a parte. Intanto il centro coordinamento esprime soddisfazione per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Bandecchi. No a brutte sorprese nell'uovo di Pasqua, ossia presentarsi alla sfida da tutto per tutto con il Frosinone senza altri forfè oltre a quelli consolidati di Falletti e Salzano. A fronte del recupero di Iannarilli ci sono infatti in casa Ternana alcune situazioni da verificare e in due o tre casi i dubbi saranno sciolti in extremis. Di conseguenza Cristiano Lucarelli potrebbe non aver deciso ancora il modulo da opporre al Frosinone. Prosegue la particolare attenta gestione delle molte pedine che hanno alcuni problemi fisici, altri di spicco, altri reduci da problematiche che si trascinano dalle settimane precedenti, come Agazzi, Capuano, Defendi, Partipillo e Sorensen. Nell'ultima seduta i cinque, come il giovane Ortolani, hanno svolto il lavoro personalizzato. Il centro coordinamento Ternana Club intanto esprime la propria grande soddisfazione per la cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale di Terni conferirà a Stefano Bandecchi il prossimo 20 aprile. Trovano realizzazione, si legge nel comunicato, un desiderio e un'iniziativa fortemente voluti dal coordinamento e che ha le sue ragioni nello spessore umano e imprenditoriale del presidente, indipendentemente dal notevole impegno per la Ternana Calcio. L'iniziativa cade in un momento molto importante per la città e la Ternana, in cui il progetto Stadio Clinica entra nella fase cruciale. Il 20 aprile la delibera di conferimento sarà all'ordine del giorno, poi verrà stabilita un'apposita data per la cerimonia di consegna della cittadinanza. Dalla Serie B alla Serie C con il Gubbio che ieri ha pareggiato contro il Modena, un buon banco di prova per il rossoblù in vista dei playoff. Sentiamo l'allenatore Torrente. Per quello che si è visto in campo no, noi meritavamo di vincere questa partita. Per quello che abbiamo espresso i ragazzi hanno disputato una grande, grandissima partita. Poi purtroppo paghiamo sempre qualche errore, un errore dovuto anche all'inesperienza della giovane età che abbiamo. Mister, Serze Cosmi ha detto, te lo ripeto, che il Gubbio in una partita secca può battere tutti. Stasera hai visto la mentalità giusta per affrontare? Sì, assolutamente. Grande mentalità, abbiamo avuto anche soffrire quando siamo rimasti in 10, anzi abbiamo cercato anche di andarla a vincerla e poi non bisogna dimenticare che avevamo 5 assenze all'ultimo momento, anche Signorini, Malaccari, Migliorini, Mazza, come ci succede in questo ultimo periodo. Poi da gennaio il Covid, adesso l'influenza, un po' ci sta penalizzando in questo, anche se qualche gioco fa grandi prestazioni. Però dice che dopo la tempesta, mi riferisco a infortuni, squalifiche. Sì, sì. Di solito dopo la tempesta torna il barometro. Sì, ma dopo tempo, no? Sì, spero che venga fuori il sole. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il telegiornale torna oggi alle 19, naturalmente anche lo sport con la Serie D. Prima di salutarvi andiamo con la regia a seguire quelli che sono i contributi principali della giornata infrasettimanale di ieri del calcio di Serie D per le Umbria. Più tardi, arrivederci.
Il turno infrasettimanale della 29esima giornata del campionato di Serie D Girone ha visto di fronte allo Spoletini di Cannari i locali di mister Armillei in maglia bianca contro gli ospiti del Monte Spaccato di mister Micciarelli in maglia celeste. Ha diretto la partita il signor Cosseddu di Nuoro, assistenti i signori Mallimaci e Celestino di Reggio Calabria. Inizia la partita e dal sesto minuto, da calcio d'angolo, Fondi di testa spedisce oltre la traversa. E dal dodicesimo Bosi conclude e Lori respinge il suo tiro. Al diciassettesimo Peluso impegna severamente Meniconi che mette in angolo, da cui scaturisce una doppia opportunità per i locali che il portiere e la difesa ospite sventano. Con le riprese del montaggio di Roberto Casolari passiamo al secondo tempo che vede al primo minuto la gran conclusione di Peluso che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Meniconi. E due minuti dopo Bazzoffia di testa sfiora il palo. Arriviamo al quinto minuto, Bisceglia di testa realizza il gol dell'1-0 su punizione del solito Peluso. All'ottavo minuto gran tiro di Mattia che sfiora il palo ed un minuto dopo su tiro cross di Peluso sfiorano il raddoppio con Bazzoffia. Al diciannovesimo ospiti vicino al pareggio su colpo di testa di Giannetti, sul secondo palo i propri compagni non trovano la deviazione. Arriviamo al ventiseiesimo, gran conclusione del neoentrato Brunetti che Meniconi mette in angolo. Al 33esimo Bazzoffia ha sui piedi la palla per il raddoppio, il portiere laziale respinge. Un minuto dopo Maurizi fa compiere a Lori il miracolo che salva la propria porta e al 36esimo dopo Mingiano spedisce alto da ottima posizione. Al 44esimo De Santis realizza il 2-0 per il Cannara con una bella azione in contropiede. Sei minuti di recupero concessi al termine dei quali una bella partita, non indicata per i leboli di cuore, vede il Cannara battere il Monte Spaccato per 2-0. Sì, grazie. Oggi era per noi in pratica l'ultima spiaggia e abbiamo fatto secondo me una grossa prestazione e quindi questo ci permette ancora di avere una piccola speranza per poter disputare i play-out. Diciamo, la partita sicuramente è stata divertente per gli spettatori che l'hanno vista perché è stata piena di occasioni, quindi da entrambe le parti. Da noi siamo molto amareggiati per la nostra prestazione in realtà perché stanno venendo fuori dei limiti che poi in realtà si sono già palesati nelle ultime partite in cui ci sta mancando cattiveria, determinazione sia in fase realizzativa che in fase difensiva. Quindi alla fine abbiamo tantissime potenziali occasioni che non diventano mai gol o occasioni chiare e poi magari concediamo facilmente occasioni agli avversari che poi puntualmente raccolgono e quindi poi la partita si mette male, quindi oggi è l'emblema forse del nostro periodo in cui appunto potenzialmente possiamo creare tantissime occasioni, anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni in campo aperto gestite malissimo e allo stesso tempo poi regaliamo occasioni facilmente. Il San Donato Tavarnelle sbanca il Bernicchi di Città di Castello e compie un altro importante passo avanti verso la Serie C. Un Tiferno volenteroso esce sconfitto per 3-0 al termine di una partita giocata per 70 minuti con l'uomo in meno. Gli ospiti partono forte fin da subito e dopo un paio di sortite offensive trovano l'episodio che svolta la partita quando al minuto 23 il direttore di gara Antonio Di Reda assegna tra le proteste del Tiferno il penalty a favore del San Donato per questo contatto all'ingresso dell'area di rigore biancorossa tra Sensi e Noccioli ed espelle il numero 2 del Tiferno. Dal dischetto si presenta Buzzegoli che spiazza Pastore e porta avanti i suoi. Il numero 5 del San Donato Tavarnelle è pericoloso anche 8 minuti più tardi, ma Pastore è attento e salva i suoi. Gli ospiti, forti anche del vantaggio numerico, spingono sull'acceleratore e ci vuole un altro intervento di Pastore per negare la gioia del gol a Noccioli. Sul finire di primo tempo, Andrea Zini spreca così l'ultima chance dei primi 45 minuti e si va quindi all'intervallo con il San Donato avanti 1-0 sul Tiferno. Ad inizio ripresi i biancorossi costruiscono due ghiotte chance per pareggiare i conti, la prima al 49esimo con Evangelista che pennella al centro, ma Ruggeri non riesce a trovare la deviazione vincente. La seconda porta la firma di D'Urso che al minuto 52 colpisce il palo alla sinistra di Cardelli. Il San Donato si riorganizza e Indiani mette dentro forze fresche per chiudere la partita. È proprio uno dei neoentrati, Russo, che al 56esimo sfiora il gol con questo mancino che finisce fuori di poco. E allora a trovare il raddoppio ci pensa il solito Buzzegoli che dai 25 metri disegna questa traiettoria perfetta che non lascia scampo a Pastore. Palla in rete e 2-0 in favore degli ospiti.
San Donato che mette definitivamente in ghiaccio la partita al minuto 80, quando in campo aperto Marzierli apparecchia per Russo, che deve soltanto spingere la palla in rete per il gol che vale il 3-0. Il Tiferno protesta per un tocco di mano di Pino ad inizio azione, ma di fatto la rete del numero 10 ospite manda i titoli di coda al Bernicchi.